Vi racconto una storia. 1994. In Italia nasce Stranamore. Lo ricordate? 4 anni di strepitosi successi, condotto Alberto Castagni. I partner si lasciavano e uno dei due poteva andare in diretta televisiva a cercare di conquistarlo. 4 anni di strepitosi successi, fino a che nel 98, forse a causa senza di colpa per un programma di merda, Alberto Castagni si sente male. Va in ospedale per un controllino di routine. Ricoverato 8 mesi. È storia. Esce dall'ospedale, denuncia il medico che l'aveva ricoverato, perde la causa, circostanza mai chiarita, fa 3 anni di degenza a casa e poi torna alla conduzione nel 2001. 4 anni in cui si trascina lacerato dei sensi di colpa fino a che sul punto di esplodere nel 2005 Alberto Castagna misteriosamente muore. 2005, vi dice qualcosa? In America, dalla mente di Mark Zuckerberg, nasce Facebook. Che voglio dire con questo? Sono convinto che Mark Zuckerberg abbia ucciso Alberto Castagna. Mi manca tanto così per provarlo. Io davanti a queste telecamere voglio dire che mi manca... Mark, la tua storia è finita, vaffanculo. Ti sto col fiato sul collo.